Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Ciao a tutti da Fabio Giua e benvenuti ad una nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Quante volte ci capita in tutta una vita di entrare in conflitto con i genitori, con i mariti o le mogli, con i figli, con l'antipatico signore che ha parcheggiato proprio dietro di noi non permettendoci di uscire dal parcheggio. E come gestiamo questi conflitti? Non esiste una scuola che ci permetta di imparare da piccoli, ma diventa comunque una grande parte della nostra esperienza di vita. E parleremo proprio di questo nella puntata di oggi, condendo il tutto con grande professionalità della nostra ospite, ma anche con un briciolo di ironia. Ah, e vi siete iscritti al nostro canale Telegram? E al gruppo Facebook? No? Ma che aspettate? Andate subito a cercarlo scrivendo Alla ricerca dell'anima podcast. E se avete dubbi, domande, curiosità, scriveteci un'email a allaricercadellanimapodcast@gmail.com. Non vediamo l'ora di leggervi. Ed ora però vi lascio alla puntata di oggi. Buon ascolto. Ciao Giampaolo, ben trovato. Ciao Fabio. Come stai? Molto bene, oggi sono anche contento perché oggi qui in trasmissione abbiamo una collega che stimo molto, un'amica, mi piace molto che sia qui, è una formatrice molto brava che con grande passione comunica i suoi contenuti e quindi sono proprio contento che sia qua oggi. Sì, infatti secondo me potrà darci molti, molti consigli su quello che è la nostra quotidianità, no? Perché lei è specializzata in gestione del conflitto, è pedagogista, mediatrice familiare ed è Roberta Di Martino. Ciao Roberta e benvenuta. Ciao, grazie mille, grazie per avermi invitato, grazie a Giampaolo per i complimenti, spero di meritarli. E niente, sono qua e proverò a portarvi il mio punto di vista un po' su questa gestione del conflitto. Sì, perché chi nella propria vita non si è mai trovato davanti a un conflitto? Cioè, credo che sia una... tutti dicono l'unica cosa certa nella vita è la morte. Sì, ma c'è anche il conflitto, poi tutto sommato. poi magari mi smentirete, no? Però penso sia una costante di qualsiasi persona. Ma qual è il modo migliore per affrontare un conflitto? Qual è il modo migliore per litigare? Ecco. Esiste? Allora sì, pare di sì, pare che esista. Diciamo che in realtà hai detto una cosa sacrosanta a cui non avevo mai pensato, che in effetti il conflitto è una certezza esattamente come la morte, nel senso che non è un incidente di percorso, non è quella cosa che non doveva accadere. Il punto di vista che porto, che chiaramente ho appreso negli anni di formazione da persone molto, come dire, più competenti di me, è che il conflitto invece fa parte proprio delle relazioni, è una costante delle relazioni, lo possiamo vedere con estrema chiarezza se guardiamo due bambini che giocano, che intervallano momenti di gioco a momenti di litigio. E come ben sappiamo, se osserviamo, a volte anche un po', come dire, ci dà anche quasi fastidio questa cosa, ci rendiamo conto che i bambini, come litigano, di fatto superano questo evento e continuano a giocare, proprio perché loro hanno ben chiaro che fa parte della relazione. Però nella nostra cultura, perlomeno, il litigio invece è visto in modo molto negativo. C'è soltanto la parte distruttiva del litigio, no? Quindi quella parte che possiamo individuare nelle urlate, nel fatto di sbattere una porta, andare via, in tutte quelle emozioni negative. Perché se io mi provassi a chiedere
Che cosa vi fa pensare la parola conflitto? Tendenzialmente le emozioni sono negative. Certo. Nessuno, è raro che qualcuno, a meno che non abbia fatto proprio tanta tanta formazione, che dica che associ veramente, diciamo, a livello del sentire un'emozione positiva, perché sicuramente non è una cosa semplice. Però certamente il litigare ci permette di definire meglio la nostra relazione, perché nel momento del litigio, dello scontro, io porto quello che sono, quello che desidero, quello che mi piace, quello che non mi piace, e questo è estremamente importante. Proviamo a pensare, per me questo è un tema molto forte, perché sono una donna e la maggior parte delle donne saranno d'accordo con me che soprattutto quando erano piccole si sono sentite dire il più delle volte di non litigare, che litigare è una cosa che non si fa ed è una cosa da maschiaccio tutto al più. E questo, a parte appunto un ricordo anche che può essere anche divertente, però in realtà apre a tutto quel tema del fatto proprio di non essere capaci di stare all'interno di una dimensione conflittuale, che non è altro di tollerare un punto di vista differente dal mio. E questo chiaramente produce anche ricadute nella società, nelle relazioni molto molto pesanti. Infatti tra le mie domande e curiosità c'era proprio anche questa, cioè può essere sano levitare il conflitto o invece è qualcosa che ci si può ritorcere contro in qualche modo? Eh sì, è esattamente così, nel senso che non è sano o meno, se non vogliamo proprio dire che non è sano, però sicuramente è una scorciatoia che non ci porta tanto lontano, perché comunque il fatto di non portare il nostro punto di vista comunque ci crea a lungo andare del disagio, che poi probabilmente porteremo il nostro punto di vista successivamente, magari in una sede che non è quella opportuna, in un momento che non è opportuno e con dei modi che sono quelli appunto distruttivi, quindi quelli, come dire, fortemente avversariali, ecco. Ed è per questo motivo che abbiamo questa idea di questo conflitto, che è questa esperienza così negativa. Ecco, mi veniva in mente una cosa che ho letto su qualche libro, anche famoso se non mi sbaglio, cioè il famoso consiglio di contare fino a 10 prima di iniziare a litigare. Sì. È sempre valido? Sì, è veramente valido questo. In realtà lo potremmo tradurre, a parte appunto il fatto di contare richiama un pochino proprio alla predisposizione, no? A prendersi il tempo, perché quando si litiga, spesso quando, se pensiamo non so anche al litigio di coppia, di solito abbiamo una parte della coppia che vuole risolvere subito, vuole risolvere tutto e quindi sta sveglio tutta la notte finché non ha sviscerato il problema fino in fondo, mentre c'è l'altra parte che o si addormenta oppure tenta la fuga. Ma questo in realtà è proprio perché emotivamente bisogna anche essere come dire, preparati, o meglio bisogna acquistare quella giusta distanza emotiva, perché altrimenti ci facciamo sopraffare dalle emozioni in un modo così prepotente che scivoliamo nel litigio distruttivo. Vi faccio un esempio che è una piccola storiella assolutamente stereotipata, che però serve per entrare in questo tipo di prospettiva. Ci sono un marito e una moglie, la moglie fa la casalinga e invece il marito lavora fuori casa, torna a casa alle 6 del pomeriggio, la moglie sta guardando la televisione sul divano, si siede anche lui, toglie le scarpe, toglie i calzini e butta per terra questi calzini. A questo punto la moglie dice: ascolta, i calzini puoi metterli in lavatrice, ti costa così tanto? E allora lui inizia: certo, perché siccome tu sei in casa tutto il giorno hai da fare da morire,
chissà cosa cavolo ti ci vuole a mettere questi calzini dentro la lavatrice. Ah sì? Sai qual è il tuo problema? Il tuo problema è tua madre. È tua madre come ti ha educato. Ah, mia madre! Vogliamo parlare della tua o vogliamo parlare di quella simpaticona di tua zia? Insomma, se noi andiamo avanti così, e lo posso dire con estrema tranquillità, soprattutto noi femmine, potremmo arrivare agli avi. Ma i calzini dove sono? Per terra. Sono per terra i calzini. Sono ancora sempre per terra. La gestione del conflitto è prendersi cura di questi calzini. È per quello che noi litighiamo sempre per le stesse cose e negli stessi modi, perché non ci prendiamo cura dei calzini. Ma Giampaolo, possibile che un calzino ci faccia arrivare alla prozia d'America? Sì, è possibile, perché, e su questo mi piacerebbe sentire Roberta, che è un argomento che conosce bene, i conflitti poi sono delle porte verso i nostri tasti dolenti, no? Noi abbiamo tutti dei pulsanti che sono premuti molto facilmente, ed è lì che si scivola lontano dai calzini e si va nella direzione dei nostri tasti dolenti, vero Roberto? È un po' questo. Assolutamente, assolutamente. Dobbiamo pensare che più delle volte quando confliggiamo con qualcuno in modo distruttivo, in realtà non stiamo confliggendo per quella motivazione, diciamo, per cui stiamo confliggendo, ma c'è ben altro. Sto facendo la lavastoviglie e sto mettendo i piatti in lavastoviglie. Il mio compagno si avvicina e mi dice: Roby, ma non metterli così piatti, mettili storti. E a me mi si tappa la vena e gli voglio saltare la giugulare. È perché in realtà non stiamo parlando della lavastoviglie, cioè si attiva tutti quelli, appunto, come ha detto bene Giampaolo, tasti dolenti, come ci invita Daniele Novara, che si attivano, quindi sono quelle ferite bambine che noi tendiamo a voler far, diciamo, rimarginare nella nuova relazione che mettiamo in campo, ma questo non è possibile. E quindi diciamo che la dimensione conflittuale è una di quelle dimensioni che fa emergere in modo più prepotente le nostre ferite, di cui non ci siamo presi cura, non abbiamo potuto, non abbiamo, insomma, voluto. Senti Roberto, volevo tornare su un punto che hai toccato prima, perché mi interessa molto, proprio te lo chiedo anche come pedagogista. Sì. Tu prima dicevi che i bambini hanno una dimensione molto spontanea, naturale del conflitto, no? Se la considerano una comunicazione fisiologica. Però è un fatto che appena gli adulti di riferimento vedono dei bambini confliggere, cercano di interrompere. Assolutamente, assolutamente. Qual è il confine dentro questa cosa qua? Sì. Questo è molto interessante. Allora, il confine è molto netto, nel senso che per rispondere a questa domanda devo fare un passettino indietro, no? E cioè, dobbiamo aver ben chiaro che cos'è un litigio e che cos'è invece violenza, perché è questo il confine che dobbiamo tracciare in modo chiaro ed evidente, perché purtroppo nella nostra società poi sempre di più c'è molta confusione rispetto a quello che è violenza e quello che invece è un litigio, anche spigoloso, anche molto, come dire, forte, ma comunque resta un litigio. La distinzione più grande è quella che quando io litigo comunque resto in relazione, in qualche modo voglio raggiungere il mio obiettivo, ma rimanendo in relazione con te, anche se è una relazione che in quel momento è punteggiata da questa dimensione così conflittuale. Invece nella violenza c'è l'idea che io devo eliminare l'altro, che sia violenza fisica o che sia violenza psicologica, comunque in qualche modo l'altro non mi interessa, lo voglio eliminare. In questo senso ci viene, è lampante come ad esempio c'è questa confusione per cui se voi ascoltate un qualsiasi telegiornale
sentite utilizzare la parola conflitto come sinonimo della parola guerra. Ecco, questo è un errore, nel senso che proprio, come dire, porta a...